Intanto do il benvenuto, anzi il ben trovato a Marco Iacoviello in collegamento con noi, oggitrading.it. Ben trovato Marco, buon pomeriggio. Ciao Giacomo e ben trovato a te, grazie sempre dell'invito e dell'ospitalità. Allora, caro Marco, ti leggo questo messaggio che ci è arrivato da un nostro amico che ci segue, Fiorentino, il quale insomma ci rivolge questa domanda: come interpretare la nostra borsa in questi giorni? E poi diciamo che la nostra borsa, ma un po' come anche il resto del mercato, il DAX oggi perde esattamente quanto perdiamo noi, poi magari il DAX oggi in questo periodo è un po' più debole rispetto alla media, ma insomma anche Wall Street pare che partirà al ribasso, quindi il nostro amico dice si può paragonare a Luna Rossa che si era imbattuta in un buco di vento. Io Luna Rossa non l'ho seguita ultimamente, quindi chiedo scusa a Fiorentino, non so Marco, si può paragonare a Luna Rossa la quale si era imbattuta in un buco di vento andandosi a fermare in favore di New Zealand, magari dice riparte dopo la festività. Come vedete, come vedi caro Marco, c'è voglia ancora di long, diciamo così, c'è voglia di vedere ancora le borse riuscire a performare. E allora io ti chiedo, Come vedi il mercato in generale in questo periodo, in questi giorni, sicuramente anche caotici, vuoi per le banche centrali che si sono espresse, per la variante Omicron, e anche un po' che non parliamo, quindi mi interessa come diciamo avete analizzato questo periodo, per poi andare a vedere un po' nel 2022 che cosa potremmo aspettarci, se ha senso insomma provare a annusare un po' l'aria e capire se effettivamente saremo davanti a un'annata diversa rispetto a quella del 2021, dove abbiamo visto sostanzialmente i mercati salire e anche tanto, aggiornando massimi storici o massimi che non venivano segnati da tanto tempo. Domanda molto lunga, ma adesso ti cedo volentieri la parola, Marco. Allora, per quanto riguarda i mercati, facendo una panoramica sulla situazione degli indici, quindi sia europei che americani, quello che ti posso dire è che i mercati europei sono nettamente più in difficoltà rispetto a quelli americani. Quelli americani con l'S&P 500 stiamo vedendo veramente delle discese che sono praticamente ridicoli. Siamo su delle performance annuali del 2021 del 20-21% al momento, quindi diciamo che chiamare crolli, stamattina ho letto un po' di tutto, cioè calma un attimo, il trend, macro trend dei mercati a mio avviso ancora è rialzista, perché non possiamo distruggere un trend di questo genere con giornate da meno 2, meno 3, di poche sedute. Cioè abbiamo un trend long che è molto difficile da interrompere in giro veramente di poche sedute, tra l'altro sedute che sono in concomitanza con scadenze tecniche. Venerdì ci sono state delle scadenze tecniche molto importanti soprattutto sul Nasdaq, e adesso abbiamo la scadenza tra oggi e domani del VIX che va praticamente a scambiare da dicembre a gennaio, quindi c'è un po' di spostamento di liquidità, chi era short di VIX dovrà andarsi a coprire, e quindi abbiamo dei movimenti che sono già soliti ai mercati, quindi la volatilità già c'è durante queste giornate. Se poi a tutto questo mettiamo le possibili chiusure e questo comunque diciamo tra virgolette terrorismo, no? di chiusure, di lockdown, certo che i mercati non possono che salire, no? Caro Giacomo, quindi quello che ti posso dire è che nel breve i mercati sono ribassisti, i grafici parlano chiaro, se vuoi dopo andiamo anche a vedere qualcosa a livello operativo, però nel medio-lungo termine io finché un S&P 500 mi sta sopra i 4100-4200, per me il trend dei mercati rimane rialzista, cioè non ho particolari timori ad oggi, poi vedremo nelle prossime ore, io direi ormai nel 2022, perché adesso la liquidità è molto bassa, ormai siamo a Natale, sappiamo, no? Ci sono sempre stati dei movimenti anomali che poi non vanno a influire troppo nell'anno nuovo. Quindi questo è quello che penso. Per quanto riguarda invece
I tassi, se vuoi ti do qualche anticipazione, vedendo i vari mercati sull'obbligazionario americano, il mercato obbligazionario americano non sembrerebbe apprezzare molto i tassi, un rialzo dei tassi in America. Quindi si fanno previsioni del 2,10% nel 2024, mentre addirittura il mercato dei futures degli euro-dollari praticamente sul tasso di interesse sui depositi in dollari USA in banche estere, addirittura parla di un tasso di interesse che potrebbe essere visto all'1,5%. Quindi parliamo veramente di rialzi dei tassi che diciamo sono un po' difficoltosi per il momento. Quindi si parla che la Fed alzerà i tassi, ma io la vedo ancora un pochino in maniera diversa, a mio avviso. Non sei il primo a dirci che tutto sommato non ci credi fino in fondo, insomma, in quello che ha in qualche modo comunicato Powell l'ultima volta, questi tre rialzi. Insomma, mi è capitato più volte sia di sentire altri analisti, sia di leggere alcuni report che dicono: vabbè, insomma, l'ha detto, intanto poi bisogna vedere se lo farà. E in questo senso, insomma, potrebbe anche esserci del vero, ecco, su questa riflessione e su questo annuncio che poi magari ricordiamo che, insomma, spesso le banche centrali non dicono la verità, ma dicono ciò di cui il mercato ha bisogno e ciò che il mercato ha bisogno di ascoltare, diciamo così, insomma, vale un po' come, siccome si parla molto di Matrix 4, non so se tu hai visto la prima trilogia, ma se ricordate, insomma, l'oracolo non dice a Neo sei tu l'eletto, gli dice tu non lo sei, ma perché era ciò di cui lui aveva bisogno per diventare quello che poi diventa. Quindi chissà, ci abbiamo infilato anche questa citazione cinematografica. Volevi aggiungere un'ultima cosa? No, io volevo solo dirti che secondo me il mercato obbligazionario americano conterà tantissimo, perché se i tassi, per esempio a marzo avevamo dei rendimenti al 2,5%, mentre ora li abbiamo all'1,80%, questo sicuramente ci fa dire che il rialzo dei tassi magari ci sarà, perché ci sarà, però non sarà come auspicato, non sarà così alto secondo me. Poi io mi potrò sbagliare, però se vediamo i fatti adesso, diciamo che questa variante ha un po' scombussolato i piani, no? Perché veniamo da 10-12 anni di politiche monetarie molto alte e aggressive, di quantitative easing dall'Europa all'America, al Giappone, che è una vita che fa quantitative easing. E tutto questo quantitative easing aveva un solo obiettivo, quello di far alzare l'inflazione. Adesso che letteralmente l'inflazione è scoppiata e quindi è saltata per le mani delle banche centrali, diciamo che gli strumenti per cercare di abbassare l'inflazione, che sembra quasi una cosa diciamo un po' ridicola, perché se abbiamo voluto 10 anni per alzare l'inflazione, poi è arrivato il Covid e ha riscombussolato tutti i piani, e adesso è difficile comunque avere dei piani diversi, perché alzando i tassi rischi che l'economia non è veramente strutturata e forte per tenere questi tassi alti. E quindi io vedevo anche la Lagarde di qualche giorno fa, non so, credo che hai seguito anche tu, che non parlava così in maniera facile di rialzo dei tassi, anzi, era molto scettica, sembrava, dalle sue parole. Ho capito male io, però da quello che ho notato si parlava così per quanto riguarda la BCE, ed è una cosa che secondo me è inevitabile. Perché se per esempio la BCE dovesse alzare i tassi, anche per l'economia, per esempio nostrana, italiana, sarebbe un problema in questo momento, perché non siamo così forti e strutturati per un recupero economico vero e proprio. Adesso siamo solo dei rimbalzi.
Tant'è che la BCE ha previsto un'inflazione nel 2023 e nel 2024 sotto il 2%, quindi un'inflazione sotto controllo. E allora perché mai dovrebbe alzare i tassi proprio nel momento in cui l'Unione Europea è ancora all'interno di una ripresa che non sarà mai energica come quella americana, rischierebbe solo di peggiorare eventualmente la situazione. Quindi insomma il rialzo dei tassi effettivamente per la BCE sembra ancora piuttosto lontano, proprio anche in virtù di un'inflazione che non è quella degli Stati Uniti e non è così, diciamo, emergenziale. Ecco, poi magari l'anno prossimo, 2022, schizza oltre le attese e siamo qui a riparlare da capo di questo fronte. Però, insomma, al momento la situazione effettivamente è verosimilmente a quella che ci hai esposto tu. Volentieri, Marco, vediamo anche un po' di operatività, se vuoi cominciamo da qualche indice e poi se hai un qualche titolo interessante possiamo osservarlo assieme. Vedo che anche un altro nostro amico, io vi leggo volentieri, se volete darci la vostra, anche perché sul 2022 e in generale su questo momento non dico che si accetta qualunque riflessione, però è interessante sentirvi anche cosa ne pensate. Il nostro amico dice: non è la banca centrale che crea liquidità e l'inflazione non la controlli col quantitative easing. L'inflazione attuale è dovuta alla supply chain disruption. Ovvio che è un discorso complesso, qui fa riferimento ai colli di bottiglia e alle strozzature delle catene di approvvigionamento, di rifornimento, chiedo scusa. Questo era il motivo dietro al quale, diciamo così, la Fed si era nascosta, per poi dire: no, beh, effettivamente non è un'inflazione più transitoria, non c'è solo questo come motivazione, c'è anche dell'altro. Giusta precisazione del nostro amico, ma certo. Ovviamente, Marco, vai. Assolutamente. Purtroppo gli interventi sono brevi, quindi bisogna un po' andare subito al punto e alla sostanza delle cose. Quindi quello che voglio dire è cercare di fare chiarezza in pochi minuti. Assolutamente d'accordo con il telespettatore. Anche perché non sai quante volte l'abbiamo anche ricordato, insomma, live nel corso dei giorni, insomma, anzi, secondo me nel 2021 tra le parole più ripetute, oltre a tapering e inflazione, c'è proprio colli di bottiglia o come si preferisce esprimere appunto questo concetto. A livello operativo, Marco, da dove vogliamo partire? Che cosa stai, diciamo, monitorando con più attenzione in questi giorni? Ma se vuoi posso condividere lo schermo, giusto per... Dovresti poterlo fare. Vediamo se siamo fortunati, dato che con i ragazzi di Oggi Trading siamo sempre un po' invece un po' scalognati, al contrario di altri. Eccolo, okay. Vedo Oggi bello grosso, eccoci qua. Che cosa ci stai mostrando? Allora, questo è il grafico del MIB, visto che c'era il nostro telespettatore che ci chiedeva qualcosina. Vero. E parto un po' dal MIB. Questa è una mia analisi che ho fatto ieri sera, la potete ritrovare sul nostro canale YouTube Oggi Trading e Investimenti, e parlavo di questi tre supporti per la settimana che a mio avviso sono interessanti, e abbiamo l'ultimo baluardo che è 692, 25.692. Fino ad allora il mercato potrebbe ancora tentare dei rimbalzi che potrebbero arrivare fino all'area dei 27.000, dove a mio avviso si gioca la partita per il MIB, nel senso che se il MIB si dovesse rimettere sopra l'area dei 27.000 circa, potremmo avere un nuovo rialzo per quanto riguarda il nostro indice. E al contrario, un ribasso al di sotto dei 25.700 potrebbe portare il MIB anche in area 25.000, dove da lì, diciamo, anche il trend di medio lungo potrebbe un po', diciamo, scricchiolare e esserci qualche problema maggiore. Quindi attenzione un po', secondo me, a quell'area lì del MIB. Per quanto riguarda invece i grandi classici, quindi l'S&P 500, come potete vedere, sta ritracciando di veramente pochissimo, siamo al 3% rispetto ai massimi, e diciamo che non è un grosso dramma per il momento. Certo che se il mercato, come dicevo prima, inizia ad andare sotto le aree dei 4.100, quindi tutte queste aree qui, potrebbe iniziare a scaturirsi un ribasso che potrebbe magari durare fino ai 3.800, altre aree
chiave per quanto riguarda l'S&P, ma fino ad allora io credo che tutti i ribassi gli operatori continuino a comprare. Quindi questo per quanto riguarda il tema di medio-lungo periodo e a livello macro, il trend rimane secondo me intatto. Come puoi vedere, questa è una media 25 banalissima. E il mercato ha sempre ritracciato sulla 25 in questi mesi, anni, e poi ha sempre rimbalzato in maniera tranquilla. Questo è un grafico settimanale, non ci stiamo inventando nulla di che, è veramente un'analisi molto basica. Marco, se riesci, ma solo se riesci, magari prova a spostare la tua piccola finestra in cui ti vediamo ancora piccolino dall'alto, perché così non copre, diciamo, i livelli finali, no? Che ci stai mostrando. Ho fatto, ho fatto. Perfetto, perfetto, così, Ho due così monitor. siamo proprio perfetti. Perfetto, grazie. Dunque, questo per il MIB. Questo è il MIB e l'S&P Sì. e poi se vuoi vedere, non so, vuoi vedere qualcos'altro, il Nasdaq, cosa vuoi vedere? Vediamo il Nasdaq, perché no? Il Nasdaq 100, il cui future oggi stiamo osservando che perde l'1,5%, anche in questo caso ci sono dei supporti da tenere, da monitorare attentamente. Assolutamente, secondo me, come puoi vedere qui, non so se mi state, ok, eccomi, 15.040, che è un po' distante, è il livello chiave per me, è estremo per il Nasdaq. La sua tenuta, a mio avviso, è fondamentale per tenere un trend rialzista. Un'eventuale discesa al di sotto potrebbe creare un po' di problemi al Nasdaq, quindi siamo su aree chiavi, sia 15.620 di dove siamo adesso circa e 15.350 sono dei supporti interessanti per quanto riguarda il Nasdaq, quindi attenzione massima. Anche qui stesso discorso, il trend in medio rimane ancora rialzista perché come potete vedere, cioè sul settimanale non ha mai ritracciato sotto la 25, anzi tutta la media 25 è un ottimo campanello per cercare dei trade long, soprattutto per orizzonti temporali di medio-lunghissimo termine, per il momento. Poi, se la situazione della variante e altri temi torneranno prepotentemente come stanno tornando, allora lì magari il quadro potrebbe cambiare. Però ad oggi, 20 dicembre, io starei ancora tranquillo e non mi metterei di certo a urlare a dei crolli di mercato per il momento. Chiaro, ovviamente più o meno poi è quello che abbiamo anche, insomma, chi ci ha seguito lo sa bene, abbiamo anche introdotto, insomma, nella ripresa del live nel pomeriggio, insomma, tra le 14:30 e le 15, diamo un po' la panoramica generale e ci siamo espressi proprio in questo modo, niente di più, niente di meno. In questi casi, ovviamente, poi assistiamo all'andamento, quantomeno in Italia, di titoli difensivi in guadagno, è il caso di Diasorin che guadagna peraltro il 2-3%, quindi sicuramente forti, forti acquisti su questo titolo che, diciamo, sta anche approfittando della prospettiva di una nuova centralità dei test nella strategia di lotta al Covid. E Jefferies ha alzato il target price a 134 euro, confermando la raccomandazione underperform, molto volatile Telecom, ma sappiamo che dietro ci sono notizie di attualità ancora molto, molto importanti con l'offerta di KKR. In questi casi, insomma, interessante anche capire magari anche la vostra comunità che cosa, quali sono le domande più diffuse che ricevete quando la borsa reagisce in questo modo, come sta reagendo oggi, quali sono i titoli da comprare, cosa vendere, di solito quali sono le richieste più diffuse. Guarda, di solito più che comprare, tante persone purtroppo vanno in panico perché hanno magari dei titoli in portafoglio e Vanno in non panico in una sentono. seduta come questa? Sì, tantissime domande. E quella è la cosa secondo me più preoccupante perché un mercato che prendendo come riferimento sempre l'S&P 500 fa o meno 3% dai massimi storici dopo un 21%, più di un 21% del 2021, vuol dire che queste persone non hanno ben chiaro un mercato quando inizierà un mercato ribassista,
e questo è il problema più grande a mio avviso. Prima che comprare titoli e fare investimenti, bisognerebbe capire che nei mercati esistono anche i ribassi. E questa è una cosa sem che sembra banale, però purtroppo diciamo che abbiamo fatica a comunicarlo alla nostra community, ma non solo alla nostra in generale. E purtroppo non si guarda mai quando il mercato fa delle ottime performance, ma si guarda sempre nelle giornate negative. E questo è un po' preoccupante, a livello proprio di medio-lungo termine per le persone che vanno a investire nei mercati con un'adeguata conoscenza finanziaria degli strumenti che vengono tradati. E questa è la cosa più preoccupante. Però noi cerchiamo di essere qui a disposizione per dare le migliori informazioni e le migliori conoscenze per cercare di tradare e investire nella maniera corretta, perché ricordo sempre che tradare è una cosa, investire è un'altra cosa. Quindi questo, e poi questo è il grafico di Diasorin. Ah, perfetto, sei andato a recuperare Diasorin che, Sì. come detto, insomma, oggi è l'unico che galleggia, uno dei pochi, forse gli uni del FTSE MIB, sono lui e qual è l'altro che però aveva Telecom. guadagni diciamo molto molto ridotti. Adesso sto bisticciando con il web, come ci capita spesso di fare in diretta, caro Marco, poi la linea ci mette un po' a caricarsi. Vabbè, insomma, ti cedo la parola su Diasorin mentre finisco di bisticciare col web. Ok, Diasorin, come dicevi tu, ha un rialzo del circa 2% in questo momento ed è su un livello mega galattico sul grafico settimanale, che è un supporto veramente interessante. Io non amo questo titolo per via di troppa volatilità, e speculazione, a mio avviso, che c'è. Quindi non ci investo sopra, magari posso farci qualche operazione a fine speculativo, ma non vado a tenere il titolo in portafoglio per mesi o anni. Devo dire però che questo livello di 156, con un target anche a 174, potrebbe non essere male, soprattutto come dicevi tu, se la situazione, magari Covid, eccetera, e quindi un maggior utilizzo di Diasorin. Potrebbe magari far salire il titolo, questo sicuramente, come magari Moderna che ha fatto delle grosse performance nelle settimane passate. Il problema di questi titoli è che come salgono velocemente si sgonfiano anche molto velocemente, quindi bisogna veramente tradarli con un'enorme prudenza. E il pre-market di Moderna infatti ci dà 317 da un punto di partenza, o meglio da un punto d'arrivo, quello di venerdì, che era di 294, anche perché Moderna ha fatto sapere che protegge una terza dose fino a 34 volte di più. Per chiudere, Marco, hai detto Diasorin non lo amo come titolo, è un titolo che invece ti sta particolarmente simpatico in questo periodo? Dicene Ma uno. del MIB? Ma è indifferente, anche a Wall Street va bene, insomma, i nostri amici a casa ci scrivono sempre sia per il MIB che per il DAX che per Wall Street, quindi a te la scelta. Ma noi potremmo ancora, allora, su Wall Street avevamo dato già Ford nei mesi Sì, passati ricordo. e siamo oltre i 20, quindi abbiamo registrato un'ottima performance, velocemente la faccio vedere. E qua erano i nostri interventi, credo che parlavano di 12-13 perché noi l'abbiamo acquistata verso 11 nel nostro club e questo è un titolo che ancora ci piace e su eventuali storni saremo pronti a entrare, soprattutto magari nell'area dei 17-50, che è un livello interessante su grafici settimanali e mensili. Quindi per via anche di un ritorno forse del dividendo su Ford, quindi potrebbe essere veramente una chiave interessante. Per quanto riguarda l'italiano, come ho già sottolineato praticamente un anno fa in un nostro intervento, se ti ricordi bene, Campari rimane un titolo veramente molto forte. Sarà che la gente col lockdown beve di più, a parte gli scherzi, però
veramente interessante perché ha una struttura sempre rialzista da diverso tempo e soprattutto magari anche qualche bancario italiano come Banca Generali che potrebbe ancora dire la sua, soprattutto in un'ottica magari rialzo dei tassi, anche se lì sono un pochino più prudente. E allora seguite Marco Iacoviello su oggitrading.it e sul canale Telegram e anche il canale YouTube. Insomma, i ragazzi di Oggi Trading sono molto attivi. Caro Marco, grazie per essere stato qui con noi. Un saluto anche a Matteo Talarico e buone feste, insomma, finché non ci risentiamo. Buone feste a te e a Manuele e a tutta la redazione e grazie sempre dell'invito in una giornata così calda sui mercati. Grazie davvero Marco, grazie a Marco Iacoviello, oggitrading.it.